Ti Andrea, volevo guarda, chiedere. se ci sono queste domande, poi magari dopo, nello spazio che diamo ai question time, cerchiamo Sì. di semplificare, perché io sto cercando di essere quanto più semplice, perché sono Certo. abituata a parlare così, però mi rendo È conto che chiaro. può diventare Noi lo complicato. apprezziamo. Noi lo Adesso apprezziamo e ti ringraziamo. Un'unica faccio cosa, dimmi. Roberta, prima di passare, ecco, ci chiedevano, ed è questo importante forse chiarirla, 150 preferenze per classe di concorso o complessivamente? Perché tu hai fatto un discorso che forse merita adesso di essere subito chiarito, Allora, se io questo possibile. l'ho detto prima, forse Nicoletta gli è sfuggito. Sì. Allora, ho detto che nel caso di Annarita, che aveva 5 possibilità di scelta, può fare 150 scelte per ogni classe, quindi sono 150 per 5. Se sono due classi di concorso, 150 per 2, 300 preferenze. Ok? Benissimo, Allora, grazie. Andiamo andiamo avanti. a condividere ancora lo schermo. Ecco qui, voglio far vedere, qui manca un rigo. Tu mi dirai come manca un rigo? Manca un rigo, aspetta, questa sono io, questa non è Annarita, guardate. Manca un rigo perché Annarita non ha una riserva, non ha una riserva di legge ai sensi della legge 68. Chi ha inserito a maggio e l'ha potuto fare solo a maggio questa cosa, si trova qui. Tra questi due righi, tra espressioni, preferenze, supplenze annuali e precedenza di cui la legge 104, anche il rigo per riserva di legge. Attenzione, riserva di legge è una cosa diversa rispetto alla 104. Riserva significa che io non scelgo prima degli altri, ma ho diritto ad una riserva di posti, una percentuale di posti, ma sempre nell'ambito del contingente e solo sui posti ad orario intero. Cosa diversa è la 104? Quindi se io ho una 104 non l'ho inserita a maggio, perché non si inseriva a maggio, anche perché la 104 può intervenire in qualsiasi momento. Io la posso aver acquisita e posso essere diventato beneficiario anche oggi. Quindi faccio azione disponibile, inserisci. Ecco qua, qui è un vero, per me che sono addetta ai lavori, è semplice. Per chi non lo è, diventa complicato, quindi per questo è bene che lo spieghiamo. Stiamo parlando di come andare a inserire la priorità di cui alla legge 104, quindi avere una precedenza che è una cosa diversa rispetto alla riserva. Riserva dei posti, mi riservano un posto ma non scelgo per prima. 104, nell'ambito dello stesso contingente, del contingente, io posso scegliere la sede prima degli altri. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo quattro opzioni e dobbiamo fare attenzione. La prima opzione, le prime due, riguardano una disabilità personale. Io ho una 104 personale mia, che non è grave, un articolo 21, legge 104-92, ma ho anche un'invalidità superiore ai due terzi. In questo caso io fleggerò questa opzione. Come vedete, nel momento in cui qui non c'era niente, nel momento in cui ho fleggato, automaticamente mi si apre quest'ulteriore tendina che mi dice ente che ha rilasciato la certificazione, quindi ASL, INPS, a volte ci sono le sentenze e quant'altro, data della richiesta, numero dell'atto, che sono tutte recuperabili sull'atto che avete. Dopodiché vi chiede di inserire scegli file. Quindi, prima di procedere, mettete insieme, si può inserire solo un file. Mettete tutte le vostre dichiarazioni o comunque tutta la vostra documentazione afferente la 104, in questo caso anche l'invalidità, in un unico file, PDF o zip. Attenzione alle dimensioni massime di 1 MB. Guardate, in questi giorni, anche per le missioni in ruolo, mi sono arrivate tante richieste. Roberta, non riesco a inserire il file perché è troppo grande. In rete trovate, la rete ci viene in aiuto, in rete trovate tanti siti che vi permettono di ottimizzare e di comprimere i file PDF. Utilizzate quelli e sicuramente troverete la situazione. Scaricate
scrivete sul motore di ricerca ottimizzare o comprimere un file PDF online, free, senza spendere soldi, e risolverete il problema. Quindi questa è, ripetiamo, persona che ha una disabilità personale, 104, con un'invalidità superiore dei terzi. Questa invece è un'altra persona che ha sempre una disabilità grave con connotazioni di gravità, articolo 3,3, ma non ha l'invalidità. Quindi in questo caso va in subordine. Quindi se ci sono due persone che concorrono, chi ha anche un'invalidità sceglie prima di una persona che l'invalidità superiore ai due terzi non ha. Roberta, Dimmi. Roberta, scusami, volevo precisare un attimo una cosa. Tu hai parlato appunto della questione delle 150 preferenze. Ecco, siccome ci stanno chiedendo ancora, perché c'è un po' di confusione, ecco, fino a 150 preferenze e sono 150 anche se fai la domanda per il ruolo. No, Quindi. per fare la domanda, quella è un'altra cosa. La domanda per il ruolo 150 preferenze e basta. Ok, ecco, A meno quindi che non abbia due titoli di sostegno. no, perché hai specificato, ecco, 150 volte, quindi significava 150 per 700, cioè arrivavamo a un numero assurdo, ecco. Volevo un attimo, cioè, chiarirci meglio questo aspetto perché è veramente importante per i nostri Sì. lettori, ecco. Allora, per quanto riguarda il ruolo, vi ho fatto vedere, magari dopo ci possiamo ritornare. Per quanto riguarda il ruolo, nel caso che abbiamo fatto vedere, la Narita concorreva soltanto per ADE, quindi soltanto per il sostegno scuola primaria, perché ha un solo titolo di specializzazione sul sostegno. E quindi è normale che in quel caso lei potrà inserire soltanto 150 preferenze, perché concorre per una sola classe di concorso. Fino a 150, Fino ecco. a 150, certo, Chiaro. fino a 150. Posso metterne anche 3. Se non voglio andare sull'isola, non voglio andare sulla montagna, ne metto 3, 4, 5, 6, ok? Ok, E benissimo. mentre per le supplenze, o comunque se ho più titoli di sostegno, metto 150 preferenze per la primaria. Mettiamo caso una persona che ha il titolo di sostegno per la scuola primaria e anche il titolo di sostegno per la scuola secondaria di primo grado, o per la scuola secondaria di secondo grado, va da sé che metterà 150 preferenze per il ruolo per la scuola primaria e 150 preferenze per il ruolo per la scuola secondaria, anche perché nella scuola primaria non ci sono non c'è la possibilità di avere un ruolo per la scuola secondaria e viceversa. Quindi per forza di cose devo inserire 150 e 150. Ok? Spero di essere stata Ok. più chiara. Quindi in questo caso stavamo dicendo, ho un articolo 3,3 ma non ho l'invalidità. Vediamo queste due e facciamo attenzione a queste due. Questa terza opzione, chi è che la flagga? La flagga la persona che assiste un disabile, che sia in questo caso figlio, io genitore o purtroppo un figlio disabile grave o purtroppo un fratello o una sorella disabile, o purtroppo qualcuno di cui ho tutela legale, che sia anche un mio genitore di cui ho la tutela legale, ma ci vuole tutta una procedura, devo avere la tutela legale, ci deve essere un giudice che me l'ha assegnata e quant'altro. Vi chiede il cognome e il nome della persona che assistete, quindi se scelgo figlio, cognome e nome del figlio che assisto, quando è nato, luogo di nascita e comune di residenza, domicilio. Questo è importante perché quando, siccome si agisce così come per la mobilità e per le assegnazioni provvisorie, dovete, quando andate a fare la scelta delle scuole, inserire in prima battuta prima le scuole per preferenza sintetica e poi il comune dove risiede il vostro congiunto. Cioè voi dovete dire al sistema e all'amministrazione, guarda, io ti chiedo una precedenza per la legge 104 perché devo assistere questa persona, devo accudirla, ho da fare con lui. Però per dimostrarti che veramente lo voglio accudire, io ti sto inserendo come prima battuta tutte le scuole di quel comune dove lui risiede. Quindi per questo il sistema ve lo chiede. Ok? Cosa diversa invece di, vedete, qua vi dice dichiara inoltre obbligatoria in caso di assistenza a disabile in situazioni di gravità che l'assistito non è ricoverato, perché se è ricoverato non ho diritto,
qui devo andare anche qui a inserire tutti i dati che abbiamo visto prima. Se invece di assistere mio figlio o mio fratello o sorella o una persona di cui ho la tutela legale, inserisco questa seconda, questa quarta opzione, uno, una, due, tre, quattro, io scelgo, sto dicendo al sistema che sto assistendo mio marito o mia moglie, oppure la parte dell'unione civile, oppure il mio genitore. Quindi prima era un genitore che accudiva un figlio, adesso è un figlio che invece si prende cura del proprio genitore. E anche in questo caso richiede nome e cognome e anche il comune. E ricordatevi la faccenda di inserire il comune nelle scelte. Qui poi ci sono delle altre dichiarazioni che sono quelle che ci sono stati altri familiari che hanno fruito dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell'articolo 33,3. Quindi questo è per quanto riguarda le preferenze. Ora passo dalla domanda di Anna Rita, che era vi ho fatto vedere la dichiarazione, torno qui, dichiarazione di possesso requisiti per il ruolo, espressione delle preferenze, modifica. Anna Rita non ha la possibilità di mettere più di 150 preferenze per l'immissione in ruolo, perché lei ha solo un titolo di sostegno, ADE sostegno scuola primaria. Se avesse avuto due titoli di sostegno, avremmo trovato qui due possibilità: avremmo trovato ADE come A, ma anche ADSS oppure ADMM, cioè sostegno scuola secondaria di secondo grado o sostegno scuola secondaria di primo grado. E quindi in questo caso avrebbe scelto 100 fino a 150 preferenze. Ripeto, le posso mettere anche solo una, per la primaria, sostegno, e fino a 150 preferenze per la secondaria, sostegno. Vado nella mia domanda. Sono andata a Roberta Vannini. Come vedete, nella mia insegnamenti, i miei insegnamenti, adesso sono uscita perché è passato troppo tempo, rientro. Sì, Aspettate. noi nel frattempo Sì, nel appunto. frattempo vedete un po' le domande, che ci sono delle Sì, domande nel frattempo ti diamo la possibilità non difficili. di farlo, ecco, ci sarà anche un po' di spazio per qualche risposta, già siamo un'ora abbondante di trasmissione. Ripeto, noi daremo la possibilità anche ai nostri lettori di avere questa divisione in spezzoni, quindi potranno rivedere ovviamente con tutto il question time, ma sicuramente la possibilità di guardare la parte che interessa. Ci Ci siamo? Benissimo. siamo. Allora, nel mio caso, io non ho la possibilità, come vedete, è disabilitata questa parte centrale, perché io non ho il titolo di specializzazione su sostegno e quindi il sistema non mi dà la possibilità di concorrere, perché non ho il titolo e quindi la procedura è disabilitata, sia la dichiarazione del possesso dei requisiti, sia l'espressione della preferenza. Vado qui, insegnamenti. Per quale classe di concorso concorre Roberta? Roberta concorre su A018, fascia 2, perché non è abilitata. Concorre su A065, sempre fascia 2, perché non è abilitata, ma concorre anche da GPS incrociata sostegno fascia 2. Ok? Questi sono i miei insegnamenti e i miei insegnamenti hanno per me, per la mia storia, un'importanza rispetto alle scelte che andrò a fare. Io farò una scelta secondo quelle che sono le mie necessità, la mia storia, il mio vissuto, quello che voglio fare da grande. Espressione preferenze supplente. Che faccio? Aggiungi preferenza. Seleziona. Diciamo che io voglio insegnare su A018, ok? Faccio una scuola puntuale. Scelgo una scuola puntuale, vado a Napoli. Come vedete, Napoli ha una marea di scuole. Quindi per questo io sono veramente facilitata da quel trucchetto che vi ho fatto vedere prima, cliccare CTRLF, si apre questa tendina questa volta a destra
inserisco una scuola dove so che si insegna la mia disciplina, Villari, clicco, seleziona. Come vedete, il sistema mi dà la scuola. A questo punto io posso fare la scelta di lasciare annuale, di mettere già in prima battuta fino al termine delle attività didattiche e anche in prima battuta spezzone, ma io non ve lo consiglio. In questo caso metterò 7, 17. Se sapete già da ora, invece, che non potete sostenere un incarico a tempo determinato per tutte 18 ore, non le chiedete le supplenze annuali e fino al termine dell'attività didattica, chiedete direttamente gli spezzoni, anche perché così darete la possibilità a qualcuno che invece vuole l'incarico per tutte le ore di essere facilitato. Ok? Quindi io questo non lo metto. Cosa potrei fare io? Adesso potrei mettere ancora una serie di scelte fino a 150, potrei mettere a 0,18, potrei mettere ancora a 0,18, potrei mettere distretto. Attenzione, sto parlando di una città metropolitana, quindi potrei mettere distretto 40, che è il distretto dove io abito. Mettendo il distretto dove io abito, ho messo una grande marea di scuole e quindi posso mettere anche qui annuale fino al termine delle attività didattiche, oppure posso fare diversamente, posso mettere aggiungi una preferenza sempre a 0,18, sempre distretto, metto un altro distretto che è un'altra parte della mia città e metto tutti e due annuale, poi posso ripetere lo stesso distretto, lo stesso insegnamento, lo stesso distretto 40. Naturalmente non metterò più annuale, però mi dice, vedi, mi dice devo mettere per forza una scelta fino al termine delle attività didattiche. Perché? Perché se io lo metto già da qui, flaggo qua già fino al termine delle attività didattiche, ok? Il distretto 40. Mettiamo caso che nel distretto 41 ci fosse un incarico per me, per la mia posizione, al 31 agosto, il sistema non mi darebbe la possibilità di arrivare al distretto 41, mi accontenterebbe già nel distretto 40 senza andare a cercare qualcosa di più favorevole nel distretto 41. Quindi ha senso ripetere, avrebbe senso ripetere distretto 40. E poi un'altra volta distretto 41 fino al termine dell'attività didattica. Naturalmente io sto semplificando perché qui sono 150 preferenze, quindi diventa veramente complicato. Ecco qua, Certo. vedete? Ho ripetuto l'insegnamento, quindi sono tutti a 0,18, ho ripetuto il distretto, però mentre qui ho cliccato solo l'opzione annuale, quindi contratti al 31 agosto, qui ho cliccato lo stesso distretto per lo stesso insegnamento, ma per chiedere una supplenza fino al termine delle attività didattiche, quindi fino al 30 giugno. Posso semplificare tutto, rendere tutto molto più facile, mettendo sin da subito a 0,18 annuale o fino al termine delle attività didattiche, ma dipende sempre dalle posizioni che uno occupa. L'opzione spezzone la posso andare a ripetere sempre per gli stessi distretti e sempre per la stessa classe di concorso, per il tipo di insegnamento, ma magari molto più giù, dopo di aver fatto tutte le altre scelte. Guardate la differenza. Qui mi dice COE, cattedra orario dello stesso comune. Mi dice Roberta, tu per il distretto 40, in tutte le scuole del distretto 40, sei disposta anche ad andare su una COE, cioè su una cattedra oraria esterna? E io dico di sì, non mi interessa di spostarmi, quindi che faccio? Flaggo qua. Se flaggo qua vuol dire che io sto chiedendo di essere scelta anche per COE, cattedra oraria esterna nello stesso comune. Se flaggo qui, anche faccio amplio ancora di più la mia richiesta, quindi ho
ho dato la possibilità al sistema di darmi un incarico sul distretto 40, ma eventualmente anche su un comune addirittura diverso rispetto a quello dove è situato una delle scuole. Diverso è lo Spezzone. Lo Spezzone è una cattedra che non è già formata in organico. La COE, la cattedra oraria esterna, la trovate già formata. E quindi per questo vi dicevo di andare a verificare sul vostro ambito territoriale se sono stati pubblicati, avrebbero dovuto farlo, gli organici, perché sapete nell'immediato in quale scuola, quella scuola se ha una COE, quindi se ha una cattedra oraria esterno, dove completa. Diverso è lo Spezzone. Se io inserisco lo Spezzone, per esempio, ha senso lo Spezzone perché già sanno che non hanno la possibilità di avere una cattedra intera, i musicisti, perché quelli che suonano uno strumento, maggior parte dei casi, non hanno delle cattedre a 18 ore, quindi hanno uno spezzone. Quindi che fanno? Mettono lo spezzone e ti dicono completamento con lo stesso insegnamento, quindi voglio insegnare, che vi voglio dire? A 0,30 e anche pianoforte, e se in questo caso faccio completamento diverso insegnamento. Se invece non metto diverso insegnamento, mentre allora se faccio così, completamento diverso insegnamento, sto chiedendo di abbinare diversi insegnamenti per arrivare a completare gli spezzoni. Ok, invece se io frago questo. Sto dicendo, e non flaggo questo, sto dicendo, guarda, io suono il pianoforte, so che ci sono degli spezzoni, voglio andare nella scuola X con lo spezzone, però voglio andare anche nella scuola Y, sempre con lo spezzone, ma voglio insegnare pianoforte, non voglio insegnare anche musica. Vi ricordo che mentre è possibile il completamento tra insegnanti di scuola secondaria di primo grado e insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, non è possibile un completamento tra gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado e gli insegnanti di scuola dell'infanzia. Se io partecipo, ho una classe di concorso di un tipo di insegnamento, inglese nella scuola secondaria di primo grado, però ho anche il titolo che mi permette di insegnare alla scuola primaria, non posso abbinare i due tipi di insegnamento perché hanno orari diversi. Quindi questo non è possibile. Secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, sì. E quindi vado avanti, come vi ricordavo prima, ho la possibilità di, una volta che faccio una scelta sintetica, di inserire anche il flag scuola ospedaliera. Se non faccio questo, il sistema non mi sceglierà le scuole ospedaliere inserite in questo distretto. Se non scelgo questo, non mi inserirà nelle scuole carcerarie. Se non scelgo questo, non mi inserirà alle scuole serali. Se non scelgo questo, non mi inserirà nell'insegnamento per gli adulti. Posso scegliere una di queste opzioni o non scegliere nulla di questa situazione. Io lo spezzone lo tolgo da qui perché io magari lo spezzone me lo vado a mettere dopo, alla fine, ve lo ripeto, a meno che non abbiate delle classi di concorso particolari dove sapete che ci sono solo spezzoni. Per questo parlavo dei musicisti. Ora immaginiamo che mettiamo il comune, scelta sintetica sempre a 0,18, vado al comune, scelta del comune, diciamo Casola di Napoli, seleziono, lo inserisco, anche questa faccio fino al termine dell'attività didattica e quindi ho inserito un comune. Ora attenzione, se io ho il distretto 41 e mi ricordo che mi piace tantissimo una scuola che è nel distretto 41 e voglio aggiungerla, aggiungi preferenza, A018, scuola Napoli, perché il distretto 41 sta nel comune di Napoli. Pagano. La scelgo, c'è anche il serale, posso scegliere anche puntualmente il serale. Questa scelta che ho fatto adesso non ha senso. Non ha senso perché? Perché, come vi dicevo prima, questa scuola che ho inserito si trova nel distretto 41
E io già ho messo il distretto 41, l'ho messo prima, quindi ha senso solamente se la porto su. Cioè, io sto dicendo al sistema, in questo modo, sto dicendo al sistema, guarda che io voglio prima che tu mi trovi questa scuola, perché mi piace, il dirigente è simpaticissimo, ed è vero poi, il dirigente di questa scuola è simpaticissimo, e poi voglio tutte le scuole di quel distretto. Se faccio il contrario non ha senso. Non ha proprio senso perché già questa scuola sta nel distretto 41. Quindi io mettendo la scuola prima ho dato una priorità all'interno dello stesso distretto. Naturalmente posso inserire poi gli altri insegnamenti, posso inserire a 0,65 e posso inserire a DSS. Io non ho il titolo di sostegno, ma posso inserire una scuola, voglio andare a Anacapri, posso inserire... Roberta, Dimmi. scusami, mi chiedono di spiegare meglio la voce completamento territoriale. Completamento territoriale. Territoriale. Hai avuto modo, ecco, questa parte qua. Spezzone. Non si fragga se non si mettono gli spezzoni, ok? Stesso insegnamento, completamento territoriale, scuola, comune, distretto, provincia. Io che faccio? Sto dando la possibilità al sistema di ampliare la mia scelta. Che gli sto dicendo? Guarda, io sono disponibile ad avere uno spezzone. Innanzitutto in questo mo modo sto dicendo, voglio completare per lo stesso insegnamento. Quindi diciamo, sempre tornando ai musicisti, pianoforte, pianoforte, ok? E mi dice, come vuoi completare? Vuoi completare sempre scegliendo all'interno di una scuola di cui già c'è lo spezzone e magari te la metti sotto? Sai, due scuole che hanno due spezzoni, li vuoi abbinare, ne metti una sopra e una sotto. Oppure vuoi due spezzoni e quindi completi nell'ambito dello stesso comune, oppure vuoi uno spezzone e vuoi completare nello stesso distretto, vuoi uno spezzone e vuoi completare nella provincia, naturalmente. Quindi questo significa che vado da una piccola scelta ad una grande scelta, scuola, comune, distretto, provincia. Quindi io mi allontano sempre di più da questa scuola in cui ho chiesto lo spezzone. Spero di essere stata chiara. Ok, Grazie. indietro, vado avanti. Ok, penso di avervi detto tutto. Interrompo la condivisione. Se naturalmente inoltro, come dico sempre, non vi dimenticate di inoltrare. Perché anche per le nomine a maggio ci sono state molte persone che magari hanno aiutato tutti i loro colleghi a fare la domanda, si sono messi lì la loro domanda, l'hanno parcheggiata e poi non l'hanno inviata, nonostante il sistema avesse inviato una mail di alert che diceva: guarda, tu hai una domanda in parcheggio, mi raccomando, inviala prima che scada, prima che ci sia la scadenza. Molti non lo hanno fatto. Quindi, uno, riflettete, se vi posso, mettete nero su bianco quello che volete fare, in qualsiasi modo. Analizzate tutto quello che è più importante per voi, scelte professionali ma anche familiari, se allontanarvi o no da casa, se prendere o non prendere gli spezzoni, quando inserire gli spezzoni. Per me vanno messi dopo, se io voglio puntare ad un incarico più consistente, e poi procedere alla domanda. Non siate frettolosi, soprattutto chi ha molte classi di concorso, riflettete, dopodiché analizzatele bene, inoltrate e assicuratevi, uno, che vi compaia la voce correttamente inviata, che vi arrivi la mail e che in archivio vi sia la domanda. Bene, allora facciamo un po' un riassunto. Uno, la diretta si può rivedere. Due, la divideremo in pillole perché tu hai trattato diversi argomenti. Tre, il tutorial soprattutto in diretta, è diciamo una formula che ha, come dire, i suoi pro
i suoi contro. È chiaro che con la tua spiegazione è chiaro che non poteva essere, come dire, non ci potevamo soffermare su alcuni passaggi. Lo dico anche perché ci sono stati dei commenti su questo che magari era necessario, magari, come dire, approfondire qualche cosa, però io credo che da questo punto di vista i colleghi ce ne rendono anche atto perché ci sono stati anche, come dire, tanti apprezzamenti. Ecco, la formula del tutorial in diretta, come dico, ha i suoi pro e i suoi contro. Quindi abbiamo fatto una simulazione di una domanda, tu hai fatto anche l'inoltro, dall'inizio alla fine. È chiaro che su alcuni aspetti e su alcune, diciamo, specificità, perché ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua, diciamo, caratteristica, non possiamo ovviamente fare, non si può parlare, come dice in effetti Loredana, di tutto e di tutti. Ecco, quindi cerchiamo di essere chiari. Ci vorrebbe una diretta di 24 ore perché, Ecco, come infatti. dicevo, ognuno ha la sua storia. Noi diamo comunque un input. Poi, naturalmente, sicuramente Andrea ha predisposto proprio una tabella di marcia molto dettagliata e continua. Sicuramente ci sarà la possibilità. Io sono disponibile anche Andrea per eventuali video su determinate situazioni, pillole che vanno al di là di quello, quindi lo sai, massima collaborazione, ma perché veramente ci teniamo i precari e sappiamo che sono scelte molto importanti, difficili e Certo. che con un semplice click ci giochiamo. Veramente la vita, la famiglia, la nostra carriera professionale. Ecco, Roberta, se mi permetti, il ministero lo dovrebbero, diciamo, soprannominare Ufficio Complicazioni Affari Semplici. Sì, Me infatti ne assumo la responsabilità. GPF c'è qualche responsabile territoriale della mia zona che lo definisce come acronimo guai per sempre. Ecco, anche per questo. Comunque, diamo un po' spazio anche a qualche domanda. Io ti ringrazio, hai fatto appunto un'ora quasi di trasmissione. Cerchiamo di rispondere a qualcuno. Domani, altro speciale, alle 14:15, un'altra ora di trasmissione con te, Roberta. Poi ci vediamo la prossima settimana in diretta, un altro question time, questa volta botta e risposta con i lettori. Allora, andiamo, appunto, Robby ci chiede, come dire, la spiegazione del completamento territoriale, ma tu questa già l'hai fatta durante la diretta. Ecco, Manel ci chiede, ma le scuole che inseriscono nella possibilità di ruolo, è conveniente anche ripeterla nella sezione di supplenza, flaggando insieme annuale e fine termine, cambia qualcosa rispetto al copia e incolla? Ma innanzitutto il copia e incolla purtroppo non si può fare. Il sistema non ti dà la possibilità di copiare e incollare. È ovvio che Manel debba ripetere le stesse scuole nella sezione per la possibilità di ruolo e nella possibilità della supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, perché sono due procedure che, anche se sono insieme nello stesso contenitore, sono due procedure totalmente diverse. Quindi io inserisco fino a 150 preferenze per la possibilità di avere un'immissione in ruolo e lo faccio, ripeto, le stesse scuole per avere un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. Quindi ho due possibilità: se non mi va bene il ruolo, mi va bene almeno la supplenza annuale fino al termine dell'attività didattica. Ecco, Martina ci chiede, ma nella scelta delle scuole il sistema me le fa vedere tutte o solo quelle in cui il mio insegnamento è presente? Solo, cioè, ti fa vedere tutte. Quindi è per questo che bisogna fare attenzione, anche perché sappiamo che molto spesso con l'autonomia scolastica molte scuole hanno inserito anche degli indirizzi particolari al loro interno e quindi, conoscendo il territorio, conoscendo le scuole, per questo vi dico, vi rimando sempre ad andare a vedere questi organici, perché negli ambiti territoriali ci sono questi PDF, questi tabulati in cui ci sono gli organici e voi sapete nella scuola Dante Alighieri che cosa si insegna e se c'è il vostro insegnamento. Quindi sapete se si insegna quel tipo di disciplina e sapete anche se c'è una COE e sapete anche questa COE, quindi questa cattedra oraria esterna, dove completa.
Andiamo con un'altra domanda, l'avevo intercettata. Ecco, questa è di Sara. Come funziona quindi l'algoritmo? Quindi gira contemporaneamente su diverse classi di concorso? No, come dico sempre, come ho detto anche prima, il sistema è un algoritmo, quindi è un cervellone ed è intelligente se noi lo usiamo in maniera intelligente. Quindi siamo noi, come dico sempre, i padroni del nostro destino e quindi che dobbiamo fare? Il sistema cerca di accontentarci. Se io sul sostegno non ci voglio andare, non lo metto come prima preferenza, metterò fino a 150 preferenze del posto comune, poi per temere di non essere chiamata sul posto comune, metterò fino a 150 preferenze sul sostegno. Quindi il sistema mi cercherà di accontentarmi alla prima scelta, la seconda, la terza, la quarta, alla 150esima. Solo se non trova nulla va a cercare di accontentarmi su un'altra classe di concorso o su un altro tipo di posto. Come sostegno. Ecco qua, Umberto ci chiede, ma i posti quindi al 31 agosto possono essere rubati, tra virgolette, dai vincitori di concorso oppure sono stati accantonati? Sono stati accantonati, almeno così ci hanno detto, perché io sono sempre molto fino a che non ci non, fino a che non vedo, non credo. Allora, noi abbiamo fatto questa domanda, Umberto ha ragione. I posti sono stati accantonati sia per le immissioni in ruolo dei concorsi che ancora non hanno avuto visto tutta la procedura, ma anche per appunto questi che si dovranno fare, anche quello dello straordinario bis, insomma, sono stati tutti accantonati e quindi questo non lo devono temere, perché non esiste che una persona che magari riesce a prendere una supplenza al 31 agosto, poi se la vede soffiare da una persona che viene quella stessa scuola per il ruolo. Cioè quella scuola, quel posto al 31 agosto, se è stato accantonato, il sistema non lo deve trovare nella macchina, cioè non deve essere inserito dall'amministrazione in macchina. Quindi non concorre nel cervellone, ecco, non è nel cervellone, perché è accantonato. E quindi, ripetiamolo, i distretti quindi includono tutte le scuole. Come faccio quindi a sapere a quale dicitura corrisponde ogni distretto? Allora, Matteo, se vai sul motore di ricerca e scrivi distretti scuola Roma, troverai sicuramente una pagina che ti darà la possibilità di trovare tutti i distretti, così come per Napoli, per Bologna e così via, quindi i comuni a cui fanno riferimento i distretti oppure le parti della città. E a cui afferiscono determinati distretti. Quindi c'è la possibilità, c'è proprio nella gazzetta, anzi, è molto importante dire che quando io faccio una scelta non puntuale ma sintetica e quindi metto il distretto, le scuole sono posizionate in questo distretto nel bollettino anche in una certa posizione. E quindi se io metto una scelta, faccio una scelta non puntuale ma sintetica di distretto, il sistema mi andrà a cercare una soluzione, mi cercherà di accontentarmi seguendo diciamo, la cronologia o meglio la posizione delle scuole su quel bollettino. Quindi Alessia ci chiede, ma come si fa ad avere un part-time nel caso sia troppo lontana una scuola? È possibile? Allora, Alessia, innanzitutto io direi che tu hai tante possibilità, nel senso che hai la possibilità di mettere cattedra intera, quindi una 18 ore, se non so per quale classe di concorso, quale tipo di posto, ordine e grado concorri, 18 ore per le scuole più vicino casa. Ma naturalmente se metti una scuola che è molto lontana da te, che è disagiata, metti direttamente lo spezzone, senza poi andare a inficiare tutta l'organizzazione o magari qualcuno che quella scuola la voleva a posto intero non l'ha avuto perché era più basso in tenga datoria. Quindi sin da subito per quelle scuole metti lo spezzone. Non ti sento, Andrea.
Bisogna per forza inserire tutte le classi di concorso nella domanda? Se io non voglio ottenere una supplenza su una determinata classe di concorso, devo metterla per forza? Assolutamente no. Anche se io ho 6 insegnamenti, posso decidere di concorrere per una sola classe di concorso a un tipo di posto, per due, per tre, per quattro, per tutte. Quindi, Tiziana, in una scuola, in un comune con una scuola sola, è meglio mettere il comune o la scuola stessa? È la stessa cosa alla fine, non c'è soltanto quel comune, però per esempio nel caso in cui quel comune sia il comune in cui c'è il disabile che io, a cui io faccio assistenza, io consiglio di mettere, anche se c'è soltanto una scuola, non so mai questi sistemi come ragionano, di mettere il comune piuttosto che la Ecco, scuola. Maria Concetta ci segnala una cosa, ecco, che scegliendo il distretto, il sistema attribuisce supplenza seguendo l'ordine alfabetico del codice meccanografico delle scuole all'interno di quel Sì, distretto. è quello che ho detto Quindi, prima. Quello ecco, che ho detto specifichiamo anche questo passaggio. Ecco, Roberta, c'è questa domanda di Beatrice. Per le disponibilità, quindi saremo chiamati telefonicamente o manderanno una mail? Questo non mi è chiaro, è un aspetto che è meglio Beatrice, chiarire. purtroppo, mi dispiace dirtelo, i funzionari, l'amministrazione non ha proprio il tempo di chiamare tutti quanti. Allora, ad oggi, 3 agosto, sarebbero dovute uscire le disponibilità di tutte le province italiane. Da quello che ne so, io so che non sono uscite. Quindi dovrebbero uscire, c'è qualcuno che vuole aspettare le disponibilità, qualcuno che vuole andare in vacanza e niente, prova comunque. Io sono dell'idea che bisogna, soprattutto chi è basso in graduatoria, deve fare una scelta oculata. Ma mettere tutte le opzioni possibili. Quindi nessuno ti chiamerà, tu fatti una bella scelta, di tutte le scuole che ti interessano, di tutte le classi di concorso per cui tipi di insegnamento per cui vuoi concorrere, ma purtroppo nessuno ti chiamerà. E anche se tu chiamassi, magari non ti risponderebbero nemmeno. Perché non hanno neanche il tempo, e non è, a volte non è neanche la mancanza di volontà, è proprio che c'è tanto da fare in questo periodo. Che è impossibile. Quindi Anita ci chiede, ma vorrei due spezzoni su due scuole di ordine diverso. Devo mettere spezzone per ogni classe di concorso con o senza completamento? No, vorrei due spezzoni su due scuole di ordini diverso. Naturalmente devono essere scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, eh. Non possiamo fare, come ho detto prima, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado o scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado. Devo Quindi devo mettere mettere spezzone per ogni classe di concorso. con completamento, se no come fai a unire questi due spezzoni? Devono essere uniti. Roberta, ti chiedo la pazienza di rispondere e di specificare la COE, la cattedra oraria esterna. Federica. Federica, guarda, io me l'aspettavo questa domanda e per questo l'ho ripetuto tante volte perché non dobbiamo usare gli acronimi. COE significa cattedra oraria esterna, cioè io docente di lingua inglese non ho tutte le mie 18 ore nella scuola Dante Alighieri, ma ne ho 14 alla Dante Alighieri e 4 alla Cavour. Questa è una COE, mentre una COI, cattedra oraria interna, è una cattedra che comprende tutte le 18 ore all'interno della stessa scuola, quindi alla Dante Alighieri. Bene, andiamo. Ecco, Alessandra, quindi ci chiede, quindi bisognerà controllare il sito degli uffici scolastici provinciali, ci sarà un elenco per la convocazione. No, ragazzi, la domanda va fatta adesso. Cominciata dal 2 fino al 16, alle ore 14, mi pare, Andrea, ricordamelo, sì, fino alle 14 del 16, Sì. non so se protrarranno, visto che hanno aperto alle 14 di ieri e non alle 9, così come era stato previsto. Non dovete, per nessuno, ma forse Alessandra intende per la procedura per l'immissione in ruolo, potrebbe essere questa la Sì, domanda. Allora, certo, per le questa non l'abbiamo. Supplenze non vi convocano,
Quindi tutti quanti, quelli che hanno anche soltanto il titolo di accesso, non hanno nulla, devono produrre la domanda. Se non la fanno, vengono esclusi e possono concorrere solamente le graduatorie d'istituto. Per quanto riguarda il ruolo, comunque il possibile ruolo ai sensi del DM 188, come dicevo all'inizio, l'anno scorso ogni regione, ogni provincia aveva il contingente destinato alle missioni ruolo da GPS. Per quanto ne so, noi in Campania non abbiamo avuto il nostro contingente per il sostegno infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, e anche perché l'anno scorso in Campania c'era la possibilità di avere il ruolo sul sostegno solo per la scuola secondaria di primo grado. Ma ci sono stati concorsi in questo anno, ci sono stati molti posti, quindi concorrete. Se sapete che le graduatorie concorsuali sono gli sgoccioli, oppure non c'è più nessuno, se sapete che ci saranno molte rinunce, se sapete che le GAE non ci sono, concorrete anche per il ruolo. Io se penso invece alla DSS Sostegno Scuola Secondaria a Napoli, vi dico che il posto non c'è perché ci sono tantissimi aspiranti ancora nelle graduatorie del concorso che aspettano di essere immessi in ruolo, quindi è inutile fare la domanda. Quindi Gianluigi ci chiede, ma so che in una scuola ci sono 10 ore. Per completare, clicco completamento, quindi le 10 ore libere possono essere completate dal sistema o l'ATP crea una COE? Allora, sono due cose diverse. Gianluigi, ciao Gianluigi, con Gianluigi ci sentiamo. Allora, Gianluigi, la COE, ti ripeto, è una cattedra orario esterno, lo vediamo per la ragazza di prima, che è già formata, cioè già sai, tu vai nella scuola X, il dirigente ti dice, guarda, tu non hai tutte le ore qui, ne hai 14 qui e 4 alla Cavour, abbiamo detto, ok? 14 e 4. Cosa diversa è lo spezzone. Lo spezzone significa che io in quella scuola c'ho solo quello spezzone che è nato in organico di fatto perché ho chiesto un particolare insegnamento o comunque per un altro motivo e quindi io chiedo all'ATP, io mi prendo questo spezzone, però ti prego, completamelo con un altro spezzone da qualche altra parte, da qui la possibilità di chiedere il completamento sullo stesso insegnamento, su insegnamento diverso. E quest'anno, cosa che non c'era l'anno scorso, anche il completamento territoriale, cioè il sistema apre una tendina secondo la quale mi dice come vuoi completare? Vuoi completare in una scuola oppure anche all'interno di un comune che ha inserito oppure anche all'interno di un distretto che ha inserito o addirittura in tutta la provincia. Naturalmente si allarga le forbici con la quale io avrò questo tipo di completamento. Maria Giovanna, quindi dottoressa Vannini, se mi viene attribuito uno spezzone da GPS e poi arriva un completamento orario da graduatore d'istituto, se si rifiuta il completamento, si incorre in sanzioni? Perché già stai lavorando. Quindi nessuna sanzione. Quindi, ecco, Alessia, completa la domanda di prima, ma se scelgo poi lo spezzone, posso chiedere io come spalmare l'orario durante la settimana? Perché scegliendo lo spezzone per una scuola lontana non sono poi obbligata così ad andare tutti i giorni? Allora, diciamo che quando si chiede normalmente il part-time ci sono due possibilità, part-time orizzontale, quindi ci vado per poche ore tutti i giorni a scuola, quindi se la scuola fa un orario col sabato libero, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì per poche ore a completamento delle 9 ore. Oppure può essere verticale, quindi ci devo andare almeno tre giorni a settimana, naturalmente te lo scegli, ma puoi fare una richiesta. Ma la scuola non può essere così asservita a quello che sono le tue necessità, o meglio, per come lo so io, cercano di accontentare le desiderata dei docenti, però se hanno necessità per innesti di orario di averti in servizio quel giorno, quel determinato orario, purtroppo poi dovrai far fede a quel tipo di orario. Arriva il domandone. Chiedi ruolo. Se rinuncia ad una nomina, incorre in sanzione? Chi è di ruolo? Sta lavorando. Quindi, sta lavorando. Però voglio capire perché dovrebbe rinunciare a una nomina? Io questo non capisco. Ragazzi, guardate, soprattutto questi ragazzi, queste persone che sono di ruolo, ok? Anch'io sono di ruolo. Allora,
Io innanzitutto dico sempre chi è di ruolo e congela ai sensi dell'articolo 36, che cos'è l'articolo 36? La possibilità per i docenti, articolo 36, per il personale ATA, articolo 59, di congelare il proprio ruolo nel proprio profilo per poter avere un incarico a tempo determinato, almeno fino al 30 giugno, per un'altra classe di concorso, un altro tipo, anche tipo di posto, di un altro grado. Quindi che significa? Che io docente Roberta Vannini, docente di scuola primaria, concorro a questa procedura informatizzata per le nomine in ruolo per A018 perché voglio insegnare filosofia e scienze umane, ok? Però devo sapere che se faccio questa scelta, innanzitutto non ho più i benefit, se così si possono chiamare, dei docenti a tempo indeterminato. Non ho più la malattia secondo i parametri del docente a tempo indeterminato, quindi soltanto i primi 30 giorni per intero, gli altri 50% secondo il terzo mese. Non ho i giorni di permesso retribuito, senza contare che accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 36 mi interrompe l'anzianità di servizio e quindi vengo considerato come un docente a tempo determinato a tutti gli effetti e quindi per me fare una scelta del genere serve se, per esempio, sono di ruolo in Trentino, o Friuli Venezia Giulia, e abito a Palermo. Allora io dico, pur di stare vicino casa, non spendere i soldi del treno, stare vicino alla famiglia, stare vicino ai miei affetti, lo accetto. Ma se io abito a Napoli e non ho bell'età, di per esempio insegnare per sempre nella scuola secondaria di secondo grado, perché molti lo fanno anche per acquisire i famosi 3 anni per fare poi il concorso straordinario. Ma se non ci sono queste velleità, non lo fate, non conviene per la carriera professionale. È un'altra cosa, cara Silvia, se tu già sai che vuoi rinunciare a una scuola, non la mettere. Metti direttamente una scuola che già hai, al di là del fatto che non ritengo che tu riceva delle sanzioni perché però dovessi essere sanzionata, nel senso che rinunciare nell'anno in corso significherà che non riceverai più supplenze, richieste di supplenze per quest'anno. Questo sì, sicuramente, questo lo otterrai, però tu hai una coperta di Linus che è diversa rispetto agli altri, perché tu c'hai sempre il tuo ruolo. Invece in questo caso stai togliendo un posto a un docente precario che magari con quel tipo di lavoro ci campa. Quindi se già sai che vuoi rinunciare, non accettare. Se tu sei accetti, metti tutte le scuole, anche quelle lontano casa e sai che non l'accetterai, non lo fare. Non lo fare, uno, perché togli la possibilità a un precario, due, perché non ti conviene, anche perché la sanzione si applica in che modo? Cioè, non sei licenziato perché comunque hai già un posto di ruolo, però sicuramente per quest'anno non potrai più aspirare ad avere un incarico a tempo determinato da GPS. Poi c'è l'abbandono, tutta una serie, ci vorrebbe un'altra puntata per quanto riguarda tutte le sanzioni per abbandono. Infatti. Quant'altro? Ci vorrà un'altra puntata, Andrea. No, ma se vuoi la facciamo il Oh, 14 agosto. c'hai tutti gli altri, non ti preoccupare, c'hai tutti gli altri. Il 14 agosto potremmo essere liberi qui, potremmo averne altre 6.000, magari con un bel falò come sfondo. Chi non ha sciolto la riserva e deve sostenere il concorso ordinario, deve compilare anche la sezione per immissioni ruolo? Ma da tutte deve avere il titolo di sostegno, prima di tutto. Ma se è in riserva, io non l'ho fatto ancora la prova. Se non ha sciolto la riserva, non può assolutamente, perché è come se non avesse acquisito il titolo di sostegno. Perché io non so se Maria Letizia parla di sciolto di riserva, perché la riserva c'era anche per l'abilitazione, classe di concorso da concorso. Attenzione, si concorre ai sensi del DM 188 per il ruolo solo per la specializzazione su sostegno. Cioè significa che io avevo dichiarato che avrei conseguito il titolo di sostegno entro il 21 luglio e entro il 20 luglio e non l'ho conseguito. Attenzione, non parliamo di quelli che hanno sciolto la riserva perché non hanno poi sostenuto anche la prova orale oppure non è uscita la graduatoria del concorso a cui stavo concorrendo. Scusa, gioco di parole. Quindi facciamo attenzione, Maria Letizia,
solo per il sostegno. Quindi Simona ti chiede, ma qui hai parlato di punteggio a specifico. Cosa consiste? Allora, io sono una docente laureata in lettere. E come la docente laureata in lettere? Io no, eh. Sono una docente laureata in lettere e quindi concorro per a 0,12, a 0,11, a 0,22, a 0,13 e quant'altro. Quindi a 0,11, a 0,12, a 0,13 sono classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado. Mentre a 0,22 sarebbe l'italiano alla scuola media, diciamo, scuola secondaria di primo grado, è un'altra classe di concorso per un altro ordine di scuola. Se io la mia supplenza la svolgo su a 0,22, quindi sulla scuola media, il mio punteggio fra 2 anni, quando andrò a caricarlo al sistema, mi varrà, se è annuale, 12 punti per a 0,22, quindi per italiano nella scuola media, e mi varrà come, perché è specifico, quindi l'ho fatto nella 0,22, ho svolto il mio lavoro nella 0,22, quindi mi vale per intero su a 0,22. Mi varrà come a specifico sulle altre classi di concorso che ho, quindi mi varrà invece di 12 punti, 6 punti per a 0,11, per a 0,12 e per a 0,13. Attenzione invece a chi concorre, chi ha un incarico sul sostegno, perché se io ho un incarico sul sostegno anche da graduatoria incrociata, la scuola, per esempio, sempre la stessa persona, laureata in lettere, prende una supplenza da ADSS, quindi da sostegno scuola secondaria di secondo grado, quel punteggio, quell'annualità gli varrà 12 punti sul sostegno se ha la graduatoria, ma gli varrà 12 punti anche per A011, per A012 e per A013, perché tutte e quattro fanno parte della scuola secondaria di secondo grado, saranno quindi considerati specifici, mentre gli varrà come A specifico, quindi la metà su A022. Bene, abbiamo terminato, siamo già a 1 ora e 50 di trasmissione, perché poi, come dire, il sistema, come dire, paghiamo, no? Poi c'è il supplemento, quindi già ti ringrazio perché siamo andati anche oltre il nostro format, che è di un'ora di Fai trasmissione. lavorare troppo. Un'ora di trasmissione, però col tutorial sicuramente abbiamo sforato, ma il motivo è presto detto. Io ti ringrazio, Roberta, davvero a nome nostro. Allora, guarda, noi come WeScall avevamo intenzione di fare un tutorial, lo sai, sulle nostre pagine. Volevamo fare un tutorial sulle nostre pagine, nostro, perché l'abbiamo fatto con Giuseppe e con Paolo Pizzo un po' di tempo fa e ebbe un grande successo. Però veramente, visto che ce l'hai chiesto, visto che comunque ci teniamo alla vostra testata e soprattutto perché apprezziamo il lavoro che fate per risolvere i problemi di tanti precari, dando risposte ai tanti precari, ci è sembrato giusto farlo con voi piuttosto che farlo noi prima di voi. Quindi mi Ci sembra una saranno. buona collaborazione. È una collaborazione Ci che mancherebbe. spero che vada avanti in maniera proficua, ma per Ci il bene mancherebbe. dei lavoratori. Si può sempre migliorare, possiamo Certo. sempre rendere il servizio esaustivo, possiamo renderlo più fruibile, possiamo cercare di migliorare. Questo è senza ombra di dubbio, gli errori e le zone d'ombra ce l'abbiamo. Ci Diciamo che mancherebbe. questa idea della videoguida tutorial passo dopo passo l'abbiamo creata e sta In diretta funzionando. non è facile. È In diretta, diretta non non è facile perché dobbiamo anche cercare di rispondere un po' a tutti. Molti hanno anche, come dire, come dicevo prima, delle situazioni molto particolari, chiedono appunto conto e soddisfazione, ha ragione, perché comunque, come dire, siamo al servizio dell'utenza, facciamo un servizio pubblico, pur essendo, come dire, una società privata, però cerchiamo veramente di rendere, un servizio a tutta la comunità, sbagliamo. Ci scusiamo e cerchiamo di rendere sempre meglio il nostro servizio, Andrea, ma i però vostri guarda, utenti sono la nostra forza. ripeto, allora,
rispondere a tutte le esigenze, alle situazioni di tutti i lavoratori, di tutti i docenti precari, non è facile. Ci vorrebbe più, oltre 2 ore, 3 ore, una giornata di diretta. Se ci sono delle situazioni particolari, naturalmente sono sicura che tu farai degli altri tutorial, non lo so, però rivolgetevi a persone competenti che vi possono dare una mano raccontando quella che è la vostra situazione, perché in un tutorial in diretta si può dare un'informazione di massima di come funziona il sistema, ma per le questioni particolari vi invito a fare diversamente, Eh agire beh. Ci diversamente, è così. sono le nostre guide, ma soprattutto ci sono i sindacati territoriali, la UIL, ma ci sono tutti gli altri Sì, che abbiamo possono un rendere po' di. Sì, certo. un servizio, tra l'altro in un periodo, quello di agosto, dove evidentemente c'è anche bisogno di riposo, ma noi non ci riposiamo e vi rendiamo conto anche di tutte le novità in tempo reale. Grazie, il tempo dei complimenti e dei saluti è finito. Ci fermiamo qua perché sennò facciamo troppo autoreferenzialità e i nostri utenti si disturbano. Quindi, ma è giusto terminarla qui. Grazie davvero, Roberta. Grazie mille. Ci vediamo presto. Orizzonte Scuola TV. Torniamo a schermo intero. Abbiamo quindi trasmesso questo video tutorial dedicato alle graduatorie provinciali per le supplenze. Io vi ricordo alcuni appuntamenti. Vi ricordo che domani alle 14:15, lo mettiamo qui in sovraimpressione, avremo Attilio Varengo della CID Scuola, mentre venerdì 5 agosto alle 14:30 avremo Pier Francesco Caressa dello SNALS. Ma i question time continueranno per tutta la prossima settimana. Il tutorial si può rivedere. È chiaro che lo manderemo on demand dove volete, quando volete, lo potete vedere in spiaggia, lo potete vedere anche di sera prima di andare a letto, se volete, come dire, conciliare il sonno o avere gli incubi. E io a questo punto vi dico anche che ci saranno delle videopillole per specificare meglio alcuni passaggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi, è stata una lunga trasmissione, quasi 2 ore di diretta, grazie per essere stati davvero fino alla fine con noi. Abbiamo toccato punte anche di 6.000, oltre 6.000 utenti connessi. Abbiamo finito praticamente a 3.000. Grazie e a presto su Orizzonte Scuola TV.